conclusione della prima giornata, dicevamo, andiamo con la batteria, quella riservata ai corridori esordienti al secondo anno. Da ricordare che il gruppo sportivo Povelliano, nell'ambito di questo evento, aveva allestito anche una mostra fotografica intitolata ad Adolfo Grosso, il campione di queste terre. Lui era di Camalò, che si distinse in molte manifestazioni a livello professionistico, e a Camalò ci sono ancora i suoi familiari, la moglie e il figlio. Poi, nell'ambito sempre dei campionati italiani giovanili, il gruppo sportivo Povelliano aveva preparato anche un mercatino con i prodotti tipici locali per intrattenere gli ospiti e quindi per far sì che l'accoglienza fosse per tutti un momento di gioia nell'ambito di queste manifestazioni. Esordienti al secondo anno nel frattempo, il gruppo che la sia fare è davanti, Stefano Vettorel, team Bosco di Orsago, che se la dà a gambe nel corso della seconda tornata. Passa appena un giro giusto appunto, 7 km 350 metri, la corsa non aveva subito nessun sussulto per quanto riguarda il primo tratto, ma all'inizio del secondo giro, come abbiamo detto, Stefano Vettorel, team Bosco di Orsago, trevigiano di Codogné, prova l'affondo dalla lunga distanza. C'è bisogno di tanto coraggio per attaccare così da lontano. Abbiamo già parlato che il chilometraggio aumenta, è lievitato a 51 km 450 metri, quindi la fatica si allunga anche nel tempo. Da dietro però vediamo che ben presto escono altri tre corridori, e sono Fabrizio Galeno di Capobianchi Ciclismo, arriva dalla regione Lazio, lui è di Ostia, provincia di Roma, la formazione sua Capobianchi e Rietina. Poi con questi anche Luca Milano di Molise Ricambi, formazione molisana, dunque regione Molise. L'atleta è di Isernia. Simone Chini, Aurora, arriva da Trento, e quindi con il comitato di Trento, questo atleta che è di Taio, agganciano i tre il fuggitivo Stefano Vettorel, che è stato attaccante indomabile fin dall'inizio, e stiamo apprezzando assieme agli altri tre questa azione. Eh sì, Vettorel se n'è andato quasi subito, lui è anche abituato a faticare, vice campione italiano di ciclocross, maglia che gli è sfuggita di un soffio, e quindi è abituato a stare per molto tempo sotto sforzo. Ha rotto subito l'indugi ed è stato poi raggiunto da questi tre validi compagni di fuga, che gli stanno dando veramente una grossa mano. Hanno trovato un accordo, i quattro al comando, i cambi sono sempre regolari, l'andatura è altissima in questo frangente, si viaggiava intorno ai 45-47 all'ora, e per la categoria esordienti è una media davvero notevole. Sono quattro le regioni rappresentate in questo attacco. Intanto dobbiamo sottolineare che al campionato italiano di Povelliano erano presenti tutte le regioni d'Italia, un successo anche sotto questo profilo, una gran bella aggregazione di atleti e di sport, di ciclismo proprio. Per quanto riguarda le regioni presenti in questo attacco, il Veneto dunque con Vettorel, poi Lazio con Galeno, il Molise con Luca Milano e il Trentino con Simone Chini, che gareggia per i colori dell'Unione Sportiva Aurora. Ecco che è Vettorel che dà ritmo e velocità, incalza ancora insomma l'azione al comando. Da dietro non riescono a trovare l'accordo, c'è Morzillo, ecco qui che vediamo questo corridore che arriva dalla Campania, lui è di Benevento, di Moiano, di Benevento, e poi anche Alessandri, e non c'è come dire quella sintonia che dovrebbe portare il gruppo in un baleno ad agganciare la testa della corsa. Invece no, questi al comando se la danno a gambe, ottimo l'apporto, il rapporto collaborativo, i cambi sono anche regolari, e quindi il finale si presenta roseo per questo attacco. E dietro il gruppo non trova l'accordo, però il merito è tutto di questi quattro atleti che sono là davanti, che non hanno mai avuto un attimo di pausa, sono sempre andati via a tutta, come si dice in gergo, cambi irregolari. Tutti hanno fatto la loro parte fino in fondo e l'andatura è sempre stata sostenutissima, quindi il merito è tutto di questi atleti che stanno comandando il campionato italiano. Si passa nel frattempo sotto lo striscione d'arrivo, il gruppo non riesce a recuperare e di quattro vanno verso la conclusione di questa gara e di questo tricolore esordienti al secondo anno.
Si preannuncia dunque un arrivo a ranghi ristretti, il triangolino rosso che segna 1000 metri al passaggio, l'ultimo chilometro nel corso dell'ultimo giro. Intanto c'è anche l'incitazione, insomma c'è stato molto agonismo anche lungo il percorso e principalmente sul traguardo, pieno zeppo di gente, tanta gente davvero come non si è vista mai in questi luoghi. Ma torniamo sul quartetto di testa, si sta pianificando oramai il finale. Vettorel che viaggia in seconda posizione, chiude Simone Chini, l'atleta dell'Unione Sportiva Aurora, una situazione quanto mai aperta. Fabrizio Galeno dà il cambio appunto a Stefano Vettorel, si controllano, ora è il momento anche del controllo ovviamente. Eh sì, adesso siamo proprio nelle battute finali, Galeno in ultima posizione, Vettorel un attimo più avanti, poi Chini, Milano a fare l'andatura, manca pochissimo alla conclusione, ora sono là tutti tesi, stanno aspettando il curvone finale che mette sul rettilineo d'arrivo, non ci sono scatti, non ci sono tentativi a lunghi da parte di nessuno dei quattro che sono al comando, stiamo proprio entrando negli ultimi 400 metri prima della conclusione, un addosso e poi la curva a sinistra e il rettilineo d'arrivo, saranno questi quattro che si contenderanno allo sprint il campionato italiano esordienti al secondo anno. Lazio, Molise, Trentino e Veneto a giocarsi il finale, ma è già davanti, nettamente davanti. Grandissima progressione di Stefano Vettorel, team Bosco di Orsago, che vince netto su Chini, poi Milano e Galeno al quarto posto. Attendiamo per il quinto posto, Biondi anticipa un protoncino con Moro, Martino da Porto e Trambaioli. Il gruppo regolato da Carmine Anili. Fuga partita da lontano. Sì, partita da lontano, non pensavo di farcela, però cercando la convinzione e l'impegno tutto l'anno ce l'abbiamo fatta. La maglia più importante, come stai? Benissimo, cioè, però non ci credo ancora, ci crederò. A chi la dedichi? A tutta la mia squadra, a tutti quelli che mi stanno vicino. E un pochino a te. Sì.